Potente a pari ragazzi, qua Max, l'oggi Megato, oggi sono da solo, sono qui, e vedi ragazzi sono tornato, e sono qui a presentarvi questo mio nuovo video, finalmente sono qui, a presentare questo nuovo video perché pensi ragazzi, in questi giorni non sono stato a casa. In che senso? Perché allora, da lunedì a mercoledì ero andato in gita scolastica. Alcuni di voi lo sapranno perché appunto l'ho detto nei video che carico sul secondo canale. Infatti, se non li avete ancora visti, andate a vederli assolutamente. Trovate in descrizione il link del mio secondo canale, quindi se non siete ancora iscritti iscrivetevi. E poi cosa ho dovuto fare in questi piccoli, in questi 3 giorni? Praticamente mercoledì, ovviamente una volta tornato, sono dovuto mettere a studiare. Ieri ho avuto una visita medica a Milano, io disto un po' da Milano, quindi non è ancora, beh, un'oretta tattica. Poi tornato, poi, boh, ho provato un attimo online di GTA e ho detto: ma potremmo fare anche un video, però c'è il rischio che domani la mia prof di inglese interroghe. E cosa ho detto? Beh, siamo in 27 in classe, praticamente è quasi impossibile che interroghi me. E cosa è successo ieri? Mi ha interrogato, lol, però dai, è andata abbastanza bene, quindi ho fatto anche bene a mettermi lì mercoledì a studiare al posto di fare il video. E poi invece ieri cosa è successo? Voi dovete sapere che io il venerdì, che scuola faccio? Innanzitutto faccio la terza liceo scientifico. Il venerdì faccio 8 ore di scuola, ragazzi. 8 ore è da suicidio, veramente. Non si capisce più niente alla settima, all'ottava ora. Però poco importa, era solo per dirvi che appunto sono tornato alle 4:20 da scuola. E una volta che sono tornato da scuola sono dovuto andare a calcio. E quindi eccoci qui sabato mattina. Ragazzi, oggi sono qui a presentarvi questo video che è abbastanza tattico, perché ho chiesto appunto che video volevate. Allora, poi, in molti mi hanno detto quella specie di scalata di Road to Glory. Però ragazzi, potete sapere una cosa: su Xbox FIFA si continua a impallare veramente. A me fa veramente schifo sta cosa, mi fa alzare il crimine. Infatti, se adesso mi richiedessero cosa avresti preferito prendere tra FIFA 14 per Play e per Xbox, ragazzi, al 2000 per 1000 io l'avrei preso per Play. È stato veramente uno sbaglio prendere per Xbox. Però dato che non voglio buttare altri 70 euro, appunto me lo tengo così, tattico proprio. E comunque oggi poi invece ho chiesto anche se volevate un video di GTA, però in molti mi hanno preferito FIFA, quindi eccoci qui a presentare un video di FIFA. Che cosa tratterà questo video? Sarà un episodio particolare, un video particolare, perché farò delle partite con una squadra costituita da soli portieri. Questa serie non so ancora come farla, ma è abbastanza ambigua. Questo perché? Perché in vari episodi magari farò dei tipi di video, in che senso? Utilizzando particolari squadre. In questo primo video utilizzerò una squadra composta da soli portieri. Poi magari in un secondo video da giocatori più alti, da soli difensori, terzini, attaccanti, centrocampisti. Quindi è una cosa un po' tattica, a giocatori più alti come giocatori più sdrogo, più bassi. E quindi se avete dei nomi da consigliarmi, consigliatemi. Questa qua è la squadra che utilizzo oggi. Innanzitutto volevo anche fare un piccolo cambio. Metto Agazzi in porta. E questa qua è la squadra, l'ho fatta proprio alla caso. Sono andato a vedere i portieri che avevo nel club, che erano questi qua. Comunque, vabbè, vi dico un po' con la formazione. In porta utilizzo Agazzi, poi Carriso e Gabriel. Terzino destro Mihailov. Poi terzino sinistro Rizikov. Esterno sinistro Piatov. Howard come CDC. Schwarzer come esterno destro. Sono Ale Schwarzer. Cambiano le piego di marcia. Quando non maleno, poi Worm. E poi c'è Rosario Seni, lo tengo lui perché so che è magico, può battere punizioni. E poi infine c'è Viviano. Volevo anche cambiare un po' perché mi sembrava abbastanza veloce Carriso. Perché ho visto le statistiche, solo non ci ho fatto troppo caso. Quindi dettagli. Quindi andiamo a fare la partita. Come vedete, il rato vittoria sconfitta è proprio grandissimo. Ma perché? Cioè, qual è il motivo? Praticamente mi si continua a saltare la partita mentre io gioco. Cioè, guardate solo le ultime partite. Innanzitutto qua sono 2-1-5, a parte che sono abbastanza scarso. Però le ultime partite sono 3 sconfitte sul 3-0. Ma questo non è perché appunto le ho perse tutte 3-0. Perché o mi si impalla o mi salta la connessione. Ma forse tranne l'ultima che mi era saltata la connessione, tutte le altre volte si è impallato. È stata una cosa paurosa, ragazzi. Infatti, sto veramente rimpiangendo di aver fatto questa scelta. Comunque, vabbè, speriamo che non si blocchi appunto mentre faccio il video. E cosa ho deciso di fare? Ho deciso di fare innanzitutto è il live, vabbè, l'avrete capito. Cosa ho deciso di fare? Di fare questa partita nel torneo. Perché? Se faccio stagione online, solitamente. No, però potrei farla. Se faccio stagione online di solito mi si blocca. Se faccio partita singola online mi trova giocatori che hanno il mio stesso valore della squadra. Dato che io ho un buon valore di squadra, ma ad un'intesa schifosa. Appunto, è dura che trovi uno al mio stesso livello con la mia stessa intesa. Quindi potrei fare torneo online. Però ho anche pensato adesso: stagione online sì, si blocca. Però non vedo perché io avrei dovuto fare un torneo. Sdrogo. Quindi facciamo torneo stagione. Facciamo stagione online, ragazzi. Così. Quindi, gioca partita. E spiace che togli subito qualcuno. Con questa bestia di squadra.
Non ho capito la maglietta che aveva. Dai. Allora, Penny 100 dinte. Aia, fa male. A Ramsey, Madonna, sei forte. Non avete visto come sta giocando? Ha fatto 8 gol in 9 partite. Proprio tattico. Poi Adebayor, Dyer, Asaidi, Anderson. Poi Fletcher, se non mi sbaglio. E poi non gli ho visto la difesa. Però, netta superiorità lui. Netta superiorità sua. Allora, sgaggia Higgs. Sgaggia Higgs. E si parte, ragazzi, subito con sto tocco. Howard, come vedete, skillano molto. Opla. La partenza. Subito. Opla. Mihailov. La mette. Madonna, che bel cross. Allora, il mio obiettivo è quello di non perdere. Anche se credo, sono sicuro che sia una cosa molto difficile. Però, chi lo sa? Subito! Madonna, che palla per Viviano! Viviano! Ma che bel tiro! Viviano ancora. Ancora Viviano. Ruggero Sieni, che è il migliore coi piedi. Quindi, subito! Madonna, come l'ha visto? Madonna! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Bello! Bastardo! No! No, no! Dai! Basta, ragazzi! È già finito l'obiettivo perché è molto dura pareggiare, cioè fare anche solo un gol. Ci ha avuto una fortuna della Madonna. Vabbè. Dai, ripartiamo. Ripartiamo. PC mod, ragazzi, PC mod. Madonna, come gliela presa. Rogerio. Dai, Seni. Dai, Seni. Madonna, Madonna. La velocità di Piatov. Però ancora palla. Vorm. Fai il tiro a giro. Fai il tiro a giro. Sto controllo. E arbitro. Ma che stiamo scherziamo? Howard, Schwarzer. Opla! Sai, corri! Corri! Corri, Forrest! No! Se ci arrivasse. Uno, due! Uno, due! Corri! Corri! Oh mio Dio! Sto per tirare! Arbitro! Aspettate perché Rogerio Ceni le batte le punizioni. Però io su questo gioco non le so tirare. Lol. Forza 56. Un portiere come fa per forza 5? Vabbè. Vabbè, bello. Io ci credevo, pensate. Piatov. La serve su un piatto d'argento. Piatov d'argento. L'hai visto? Dai. Di là. Oh, sì. No. Yes. Ma. Sì. C'è il gol. Viviano. Mamma mia, 1-1! Mamma mia, Viviano! Yes! Yes! Dai! Non ci credo! Mamma mia, che azione! Azione, super Viviano! 1-1! Tozze, tozze, dai, dai! Porco Giudaz! Bello! Bravo! No, no, meno bravo, meno bravo! Tienilo! Ripartiamo, ripartiamo, Alex Fazer, campione olimpico di marcia. Rogerio Seni, Rogerio Seni, ancora per Viviano. Le skill di Viviano, skill di Viviano, le skill di Viviano. Tira, tira, Madò, mamma mia. No, no, mi sei impallata. Mi sei impallato. No! Sempre all'altro a lui! No, 1-1. Lo stavo massacrando! 7 tiri a 2. Migliore valutazione, migliore Emiliano. Viviano. E abbiamo pareggiato. Yes! Però, vediamo se c'è ancora tempo di farne un'altra, magari. No, sti cazzi, siamo già 14 minuti. Vabbè, ragazzi. Dato che sono successe abbastanza cose, siamo riusciti a pareggiare. Anche se ci poteva stare la vittoria, però ora non posso fare un'altra partita.
Quindi vi chiedo un attimo di scrivermi nei commenti innanzitutto un possibile nome da dare a questa serie e secondariamente cosa vorreste vedere nel secondo episodio. Magari che so, una squadra di soli terzini, una squadra costituita da giocatori più alti, una squadra costituita da giocatori più bassi. E poi si può anche andare a diventare cose abbastanza particolari come fa Matt HD Gamer, lo youtuber inglese di FIFA. E comunque spero che il video vi sia piaciuto, magari se riusciamo a raggiungere i 650 mi gusta mi fareste contentissimo, ma proprio a pala. Vi ricordo ancora di passare al secondo canale, quindi detto questo io vi saluto e vi dico potente, a pala, ci entra al prossimo video, bolla!